Noi andiamo proprio come famiglia, come cittadini, innanzitutto, e come cattolici. La loro non è una questione ideologica contro le coppie gay, spiegano Luca e Roberta. Non si può parlare di famiglia se non quella composta da un uomo e una donna con figli. L'equilibrio di un bambino sta quando c'ha la figura paterna e la figura materna. Pare che nel giro di qualche anno questa cosa non esista più, sia stata cancellata letteralmente. Noi nella nostra famiglia vediamo il contributo mio e di Roberta proprio sull'educazione dei figli, che è lei è insostituibile, così io siamo due persone che si completano a vicenda. Non è che ho questa enorme voglia di partire e smobilitare, di spendere quei nostri pochi risparmi e di portare magari i bambini al freddo, però io penso che ci sono dei momenti in cui vengono appunto a toccare i valori della famiglia naturale, il diritto di un bambino ad avere mamma e papà, ci costringe a metterci in gioco. Su Renzi, il decreto legge Cirinnà, il pensiero è la posizione diversa, più integralista, se così possiamo definirla. Renzi, diciamo, secondo me sta facendo qualcosa che non ha niente a che vedere con l'essere cattolico, sta facendo qualcosa che pensa di fare, democrazia, d'accordo. Se viene approvata così questa legge, quello porterà sicuramente prima o poi, non subito, ma prima o poi all'utero in affitto. E quella per noi è una pratica abominevole.